Marco Filippini, portavoce di Aria Nuova Firenze, di Possibile, la problematica della uguaglianza. L'uguaglianza che è nel simbolo proprio di Possibile, un'uguaglianza che voi rivendicate anche e soprattutto in ambito di diritti civili. Avete le unioni civili, il discorso del legislativo è stato, voi lo considerate un punto di partenza, non certo un punto di arrivo, e avete definito la linea del PD abbastanza un po' morbida, un po' ha voluto dare il contentino secondo voi. Dal simbolo ovviamente noi abbiamo messo al centro l'uguaglianza perché riteniamo che l'uguaglianza in un paese civile porti benessere. L'Italia purtroppo è un paese in cui ci sono molte disuguaglianze. Noi abbiamo fatto nel 2016 una campagna puntando proprio a candidare il tema dell'uguaglianza, proprio perché, come ho detto, abbiamo parlato adesso di diritti civili. Sì, per noi la Scirinnà non è un punto di arrivo. Il nostro timore, anche se ci auspichiamo che non sia così, è quello che con la legge Scirinnà, poi mutilata anche dalla questione Stepchild, si accantoni il tema e non se ne parli più per anni. Invece la legge Scirinnà ben venga, perché è un buon punto di partenza, però per esempio il nostro segretario l'ha definita timida. Timida perché non equipara ancora al 100% le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali. Noi auspichiamo alla fine il raggiungimento del matrimonio egualitario, senza se e senza ma. Per quanto riguarda sempre il tema dell'uguaglianza, io vorrei sottolineare in Italia un altro tema che forse anche qui probabilmente mi troverò in accordo con l'avvocatessa, è quello della questione femminile. Lo stipendio medio di una donna è in media più basso di quello di un uomo, e anche questa è, per fare un altro esempio di uguaglianza, una questione da affrontare. Noi troviamo che il PD abbia avuto linea morbida, sì, sulla questione Scirinnà, per vari motivi, sia per le contraddizioni che ha al suo interno, perché il PD è un partito molto grande, che ha in suo seno una forte componente conservatrice, sia per le contraddizioni nate dalle alleanze che ha dovuto stabilire per un Renzi che non è passato ovviamente da elezioni. Per questo, e non solo in questo, un altro esempio che potrei fare. Gli 80 euro, i bonus, no, i cosiddetti bonus, che poi sono molto forti dal punto di vista elettorale, però vanno un po' in barba, tra virgolette, a quella che è la progressività, che dovrebbe essere un tema invece molto forte e caro alla sinistra. E invece col PD questo si è un po' perso con l'ultimo PD. Faccio l'esempio degli 80 euro, ma un esempio ancora più calzante è quello dei recenti 500 euro, cioè dare dei soldi a un ragazzo giovane da investire in cultura in realtà è anche una buona idea, però dove sta lo slogan? Lo slogan sta: diamo a tutti 500 euro. Il problema è che questi 500 euro li prendono allo stesso modo il figlio dell'operaio e, faccio un esempio abbastanza calzante, il portiere del Milan, che è un 99, un ragazzone del 99, che però prende 1 milione di euro l'anno. Cosa potrebbero mai servire 500 euro al portiere del Milan, Donnarumma, quando 500 euro stessi li prende il figlio di un operaio? Ecco, la progressività in questo senso c'è bisogno un attimo di recuperarla, perché è un tema che dovrebbe essere caro alla sinistra, e anche in questo senso l'uguaglianza. L'uguaglianza non è dare a tutti la stessa cosa, ma fare in modo che tutti possano arrivare allo stesso livello, quindi dare, a seconda del punto di partenza, la possibilità a tutti di arrivare allo stesso livello.